Al porto turistico Marina di Pescara esplode la primavera con la 43esima edizione della Mostra del Fiore Flor Viva da venerdì 12 a domenica 14 aprile. Ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dall'ARFA, l'Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese, e da Assoflora, Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi, l'evento si avvale della collaborazione della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara, del Porto Turistico Marina di Pescara e di EAFA, Ateneo Europeo di Arte Floreale, Scuola di Formazione Internazionale con sede a Bugnara. Lido Legnini, presidente vicario della Camera di Commercio di Chieti Pescara, torna anche quest'anno questa fortunata Mostra del Fiore Flor Viva, la 43esima edizione. Due eventi importanti che un tempo erano separati, ma che proprio grazie all'intuizione fortunata della Camera di Commercio di Chieti Pescara sono riusciti a diventare un unicum e un punto di riferimento davvero colorato e vivacissimo di tutta la costa adriatica. Sì, 43esima edizione Mostra del Fiore, ottava di Flor Viva. Fu un'intuizione del compianto presidente Becci metterla insieme e realizzare questa grande manifestazione 8 anni fa proprio qui al Marina di Pescara. Una manifestazione che è sempre in crescendo, molti giovani imprenditori nuovi, c'è tanta ricerca, tanta innovazione e lo verifichiamo ogni anno perché appunto è sempre più grande come manifestazione. Poi una location come questa, che è del Marina di Pescara, col padiglione Becci, si presta tantissimo alle visite degli utenti e dei cittadini, una manifestazione colorata che apre anche la stagione poi fieristica di tutta Camera di Commercio che oltre a questa location ha a disposizione anche altre location e stiamo lavorando per metterle in sinergia, in rete, in modo da creare un calendario ancora più fitto che possa essere, come dire, vicini agli imprenditori e all'economia ecco, regionale di queste due province. Anche quest'anno floricoltura e vivaismo tornano dunque ad essere i protagonisti di un evento attesissimo della primavera al Marina di Pescara. Due eccellenze economiche e produttive d'Abruzzo in una vetrina colorata, ricca e coinvolgente che la Mostra del Fiore Flor Viva, che anche quest'anno si articolerà in un'ampia parte espositiva e in un importante cartellone di iniziative. Rispetto allo scorso anno sono due in più gli espositori partecipanti all'edizione 2019, ben 213, di cui 147 quelli abruzzesi e 66 quelli provenienti da altre regioni come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Remo Matricardi, presidente di ARFA Abruzzo, che Mostra del Fiore Flor Viva sarà questa edizione che ci apprestiamo a vivere? Sarà una 43esima edizione molto grande, molto bella, con delle grandissime aspettative. Sia per questi 3 giorni, che creerà sicuramente interesse a tante persone che verranno a visitarci e anche a comprare delle piantine o quello che riterranno più bello che vedranno qui, ma l'importante è che si creerà, speriamo, delle basi sinergiche con la futura regione Abruzzo che si è insediata già da qualche mese per creare nuove aspettative, qualche posto di lavoro attraverso nuovi insediamenti. Quanti espositori sono presenti a questa mostra che cresce anche nei numeri, insomma, è un evento vincente? 213 espositori quest'anno, quasi il 50% sono del settore specifico, piante e fiori, quindi l'Abruzzo è padrone di questo settore e sta attraendo le regioni, quindi di conseguenza crea bellissime cose. E non solo piante, diciamo, ma ci sono anche tanti altri eventi in questo ricco calendario di 3 giorni di Mostra del Fiore Flor Viva, quindi anche convegni, ma anche un'attenzione rivolta ai più piccoli, concorsi proprio di giardinaggio per i più piccoli, che poi saranno insomma i grandi del futuro, che daranno nuova linfa anche al settore. Ci saranno delle scolaresche di bambini oggi e domani che verranno qui, faranno dei mini corsi con l'Ateneo Floreale di Sulmona, che ha curato il padiglione. Questi bambini che avranno modo di capire che cos'è una pianta, cos'è un fiore, cos'è tutto ciò che è la natura, e insieme cercheranno di smontare, rimontare qualcosina per capire il settore.
Primo piano ovviamente per vivaisti e ditte di giardinaggio, senza però tralasciare operatori dei servizi, attività di arredi per esterni, rivenditori di macchinari per agricoltura e giardinaggio, fioristi e grossisti di fiori recisi, aziende di artigianato, associazioni, imprese di impianti di irrigazioni, ditte di sementi e bulbi, vasi in terracotta e garden. Il tutto in un percorso espositivo colorato e affascinante che mette in mostra il meglio delle produzioni, della creatività, dell'innovazione e della tecnologia di un settore dai numeri importanti dell'economia abruzzese e apprezzato a livello internazionale. Circa 250 aziende attive su 385 ettari di territorio che danno lavoro a oltre 2.500 addetti e che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui. Guido Caravaggio, presidente di Assoflora, quella di quest'anno è un'edizione che conferma la crescita di questa edizione, Mostra del Fiore Florviva, qui al porto turistico Marina di Pescara. Quello del florovivaismo è un settore in costante crescita che in Abruzzo produce 50 milioni di euro annui e che dà lavoro a tantissime persone, quindi un settore molto importante. Insomma, questi numeri raccontano quindi della vivacità di questo settore. Ecco, questa è una parola perfetta, perché la vivacità ci rappresenta, poiché in questo nostro settore l'età media per esempio è piuttosto bassa rispetto al comparto agricolo in generale, è un settore dove si investe molto, è un settore con marginalità importanti e questa è l'occasione per il settore vivaistico abruzzese di presentarsi al grande pubblico. Quello a cui teniamo è far vedere che oltre ai più classici affermati settori nella nostra regione c'è spazio, c'è la possibilità per affermare un settore importante che è quello della produzione florovivaistica. La promozione che Assoflora ricerca negli anni va nel senso di affermare la crescita della cosiddetta cultura del verde, cioè le persone amano il verde, amano circondarsi di verde e forse ecco, queste manifestazioni possono aiutare a scegliere, ad immergersi ancora di più nelle produzioni, nelle possibilità, nelle composizioni e quant'altro, e in maniera tale da aumentare sempre più questa sensibilità. A tagliare il nastro e inaugurare la mostra c'era il governatore Marco Marsilio insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Sì, il florovivaismo è una delle nostre eccellenze, ne siamo fieri, siamo contenti che questa fiera ormai alla 43esima edizione continua ad affermarsi e a diventare sempre più riferimento non soltanto per l'ambito territoriale, locale e regionale, ma ormai assume una dimensione nazionale e anche internazionale, quindi vogliamo che continui a crescere e questo è l'obiettivo che ci poniamo insieme agli organizzatori e siamo qui a sottolineare questa nostra attenzione. Vogliamo, insomma, con la nostra presenza, anche con la presenza e il sostegno della regione e di tutte le istituzioni locali che sono presenti, sostenerla sempre più, perché è uno dei settori trainanti che poi si sposa molto con la vocazione agricola, paesaggistica, naturalistica della nostra terra. Presidente, ma il suo rapporto con le piante qual è? Il mio rapporto con le piante? Non oso dire di avere un pollice verde perché sarei presuntuoso, però diciamo che una pianta dentro casa non manca mai. E chi se ne prende cura? Io insieme a mia moglie. A collaborare alla realizzazione dell'evento anche il Comune di Pescara. Il Comune innanzitutto oggi rappresento come assessore alle tradizioni cittadine proprio la tradizione della città di Pescara in questa manifestazione. Dopo 43 anni si ripete di nuovo questo importante evento. Quello che voglio sottolineare è che la funzione di Pescara è una funzione fondamentale per iniziative di questo tipo, perché Pescara è veramente la porta dell'Adriatico che fa entrare nell'entroterra, questo entroterra produttivo che va incentivato e va sostenuto, però la vetrina di tutta la nostra regione è la città di Pescara. Il programma dell'evento si arricchisce con convegni, corsi di arte floreale, seminari tecnici, recital di poesia e laboratori pratici, unitamente a un concorso per la realizzazione di un'area verde nel centro della piazza espositiva, con la partecipazione di alcune aziende specializzate nella creazione di giardini e una sezione di street food, per rendere i tre giorni della mostra un'occasione imperdibile per appassionati e semplici curiosi. Silvano Di Premio, presidente di Coldiretti Abruzzo, ma è anche il titolare dei Vivai del Ponte a Villanova di Cepagatti.
E una notizia che non è nota al grande pubblico è che in Abruzzo ci sono dei vivai specializzati solo ed esclusivamente nella produzione di piante grasse, e alle nostre spalle, insomma, con la telecamera di Andrea Berardinelli riusciamo a vedere una piccolissima parte di quello che voi avete nel vostro vivaio. Certo, noi coltiviamo più di 800 specie differenti, varietà e mutazioni. Tutto nasce da una passione, probabilmente ci sarò anche nato. Poi chiaramente la caparbietà nell'avere un obiettivo mi ha portato ad essere tra le prime aziende in Europa. Coltiviamo oltre 10 milioni di esemplari che esportiamo in tutto il mondo e si può fare ancora molto. Ma quali sono le piante grasse che chiedono di più? In questo settore ci sono delle tendenze modaiole, per così dire? Sicuramente ci sono delle mode anche per colpa vostra dei giornalisti che magari riportano notizie riguardanti alcune specie e quindi sono trainanti per quel particolare tipo di pianta. Le mode, il mondo dei cactus e delle succulente è talmente vario che possiamo spaziare dalla pianta succulenta senza spine alla più spinosa, colori diversi, fiori neri, gialli, rossi. Cioè, c'è talmente da spaziare che chiunque si appassiona, chiunque si affaccia e si avvicina alle piante grasse difficilmente torna indietro. Allora facciamo una cosa, tra tutte quelle che vediamo qui, qual è la più particolare, quella che lei consiglierebbe al nostro pubblico per esempio? Sicuramente c'è la vortia fasciata, che è una succulenta variegata, poco esigente sia in quanto a luce che in quanto ad acqua, quindi è molto facile allevarla in casa senza particolari problemi di stress. Quindi anche chi non ha il pollice verde se ne può occupare? Certamente, la pianta grassa è molto adatta ai pollici neri. Moreno Pinto, il titolare dei vivai De Laurentiis a Casoli, ma anche il consigliere nazionale dell'ANVE, Associazione Nazionale dei Vivaisti Esportatori. La nostra azienda è specializzata, come si vede, in una tipologia di piante da esterno ornamentali. È praticamente una tipologia di vaso che parliamo di un diametro di 16, 18, massimo 20 cm di diametro, quindi è una tipologia di prodotto che va prevalentemente nei garden o per un giardinaggio di qualità specializzato. Diciamo che abbiamo una gamma abbastanza ampia perché produciamo in un contesto dove abbiamo un microclima molto particolare, quindi riusciamo a produrre qualcosa di mediterraneo, però al tempo stesso anche delle varietà che resistono molto bene al freddo. Quindi ecco, diciamo che come gamma abbiamo dei prodotti che riusciamo a vendere anche in tutte le zone d'Italia, anche all'estero, quindi in diverse tipologie di fasce di clima. Com'è che si realizza un bel giardino? Beh, un bel giardino, ecco, non c'è ancora di preciso la consapevolezza che il giardino va progettato come una casa, come una qualsiasi altra struttura, quindi io consiglio sempre di affidarsi a dei professionisti della progettazione, e che una fase successiva alla realizzazione, quindi da prima si bisogna fare una buona progettazione in base al clima, in vari contesti che intervengono, e poi affidarsi a un vivaista, un giardiniere o altri che passano alla realizzazione. Spesso questo si un po' sorvola perché dice vabbè, una soluzione la troviamo, e a volte non tutti i giardini hanno dei risultati ottimali, insomma, quindi questo, quello è importante. Anna Maria Di Primio, titolare del vivaio La Felce, in questa parte espositiva del padiglione della Camera di Commercio di Chieti Pescara possiamo trovare alcune installazioni, alcuni esempi di giardini verticali, a dimostrazione del fatto che non è necessario avere tantissimo spazio per organizzare il proprio verde, ma anche un piccolissimo balcone può diventare un giardino. Certo, questo è un nostro prototipo, un nostro brevetto, si chiama Sistema Viridis. Praticamente è questo sacco che con la terra, e c'è l'impianto irrigazione. Da questo impianto, diciamo, riceve sia acqua che fertirrigazione.
Le radici possono vivere lì dentro e quindi può fungere da orto balcone, da verde pensile con le erbacee perenni oppure come consolidamento scarpate, come ripristino ambientale, quindi ha vari utilizzi. Quindi questa è anche una dimostrazione del fatto che il giardinaggio può essere applicato anche all'architettura, perché ci sono anche delle pareti proprio verticali di verde anche sui tetti come in questo caso. Questo è il prodotto che è il nostro tappeto di sedum, che può essere applicato sia come verde pensile che come verde verticale appunto con quest'altro sistema, oppure addirittura come per terra come rotatori e spartitraffico giardino roccioso, quindi è un prodotto versatile.